Prego, signor Sindaco. Tutti, gentile consigliere e consiglieri, io penso che di Serafino Cagnetti un ricordo vada fatto come merita in un tempo successivo, quindi oggi io non aggiungerei molto rispetto alle parole che ha detto il Presidente, ma credo che sia per tutti noi abbia senso, ecco, trovare un momento più avanti per ricordarlo come merita. Dico solo che era malato da mesi e che noi eravamo al corrente, ma alla fine a persona riservata e quindi in questa sua riservatezza, in questo voler anche non richiamare attenzione sulla sua persona, ci ha sempre chiesto di rimanere rispetto alla sua vicenda un po' quasi staccati. In realtà lo seguivamo, eravamo con lui. Il funerale si farà domani nel Pavese, a casa sua, a casa di sua madre, ma ovviamente sarà una cerimonia privata, quindi io direi rimandiamo a un momento di ricordo che organizzeremo appena sarà possibile e che oggettivamente è doveroso, perché noi perdiamo un grande collega, un grande amico. Venendo al nostro punto, il Presidente Bertolesi ha ricordato che questa seduta del Consiglio avrebbe dovuto prevedere un intervento dell'assessore al welfare della Regione Lombardia, ma sono certo che appena possibile ci aggiornerà sulla situazione sanitaria della nostra regione e della nostra città. Quindi da parte mia vorrei proporre qualche riflessione in materia. La diffusione del coronavirus sta rappresentando non solo un pericolo per la salute, soprattutto pericolo per la salute, ma sta colpendo anche in modo inaspettato e imprevedibile le coscienze e le sensibilità di tutti. E dobbiamo riconoscere che anche scienziati e medici, fari molto spesso indiscutibili di vicende di questo genere, sembrano esprimere pareri non allineati, che aumenta inevitabilmente il disagio e il disorientamento dei più. Certamente siamo di fronte a qualcosa di nuovo. Di questo virus si sa ancora relativamente poco, ma dobbiamo riconoscere che questa situazione ha colto impreparato il nostro mondo, che da decenni conduce la sua vita pubblica e privata, convinto di essere al riparo da contagi di questa portata, anche se la storia si ripete. Credo, non so se qualcuno di voi ha visto questo video che sta girando in modo virale da stamattina dell'Istituto Luce, no? Che sottolinea che nel 69 l'asiatica fece 5.000 vittime, però sottolinea due cose significative. La prima è che allora l'asiatica ci mise 18 mesi a arrivare da Hong Kong, dove si generò acqua. Oggi ci vuole un mese perché il mondo è cambiato, tutto si muove più velocemente. E poi conclude dicendo: non eravamo preparati. E qui arriviamo al punto, perché probabilmente preparati non lo si è mai, ma bisogna affrontare queste situazioni. Comunque sia, l'inaspettata fragilità della nostra stessa esistenza si traduce in un'emotività comportamentale che, se non contenuta, ha già determinato e può ancora di più generare comportamenti collettivi che sono preoccupanti, dalle corse illogiche all'acquisto di derrate alimentari nei supermarket, al considerare quasi un untore chi risulta positivo al tampone. E qui una buona comunicazione diventa fondamentale. Diventa fondamentale soprattutto dal punto di vista dei livelli di diffusione. Molto probabilmente il livello di diffusione è decisamente più elevato dei casi che vengono riscontrati ufficialmente. La scienza stessa ci spiega che tanti sono asintomatici, e questo in Italia e in ovunque. Io ho molti amici che vivono all'estero e che mi dicono che loro o loro conoscenti con sintomi influenzali chiedono di fare il tampone, ma i tamponi gli ospedali non li hanno. Vi cito quello che è uscito oggi sui media tedeschi. Allora, il principale ospedale tedesco, ed è una clinica universitaria, è lo Charité di Berlino. Per dire, è un ospedale che ha 300 anni,
metà dei premi Nobel tedeschi sono passati da lì, ha 18.000 dipendenti, quindi c'è da supporre che il capo della virologia sia uno che sa di cosa parla. E in questo articolo si dice che appunto il coronavirus continua a diffondersi, anche in Germania ci si aspetta che molte persone vengano infettate, e lui dice probabilmente si tratterà del 60-70% della popolazione, ma non sappiamo i tempi. Così afferma Christian Drosten del Charité di Berlino. Possono vederci 2 anni o di più. In sostanza cosa dice? Dice probabilmente con l'estate, col caldo, si tornerà a un momento di tranquillità da questo punto di vista e l'anno prossimo ripartirà. Ora, quello che dice Drosten è veramente un problema di tempi di diffusione e quindi di quanto la sanità è preparata a confrontarsi con un tema del genere. Poi aggiunge che allinea in sostanza questa epidemia a quelle, per esempio, citate all'asiatica, e in sostanza dice il caldo estivo rallenterà il virus, ma nella seconda parte dell'anno, con il ritorno del freddo, l'Europa potrebbe fare i conti con la ricomparsa del virus. E poi dice è necessario prendere decisioni e prevedere investimenti, adeguando l'organico, il personale, e acquistando i dispositivi opportuni, che altrimenti risulterebbero insufficienti in caso di nuovi contagi. Anche l'industria deve adattare la produzione e conclude per arrivare a noi, e i politici devono pianificare le conseguenze. Allora qui il punto è come sarà la diffusione di questo virus, e l'altro punto è come, qual è la nostra capacità di cura. E questa è la seconda cosa che abbiamo capito e che il mio collega Presidente Fontana mi ripete in continuazione, e cioè quello relativo al dimensionamento della capacità di accoglienza dei nostri ospedali, che è il punto centrale. E ripeto, tutte le volte che parlo con Fontana gli do atto che dall'inizio lui sottolinea questo tipo di aspetto e ha perfettamente ragione. È chiaro che l'immagine del nostro paese, della regione, della nostra città dipende in gran parte dal modo con cui sapremo gestire questa difficile situazione che stiamo vivendo e sui rapporti con la salute delle persone e anche con i possibili riflessi sul lavoro e sull'economia. E torniamo però a un punto fondamentale. Per la complessità, la delicatezza e la variabilità della situazione è fondamentale la chiarezza dei ruoli. E a questo proposito io ribadisco quello che continuo a ripetere fino al primo momento. La responsabilità e il bastone di comando di questa crisi devono stare saldamente nelle mani del governo e della Regione Lombardia. E tutte le istituzioni, a cominciare dal Comune di Milano, devono collaborare a rendere questo compito il più efficace possibile. Una settimana fa, quando ci siamo visti, Fontana ha chiamato tutti i sindaci presso la sede della Regione, alcuni lombardi erano collegati in videoconferenza, io mi sono alzato in piedi, ho preso il microfono e ho detto una cosa credo molto semplice, ma che continuo a ripetere perché credo che sia la cosa più importante, cioè queste regole non si discutono, si applicano. Quindi a noi spetta il compito di applicare cose, regole che altri giustamente decidono. E quindi saranno il governo e la Regione Lombardia a stabilire giorno per giorno, ora per ora, le regole sanitarie per arginare e per superare la diffusione del coronavirus. Attenzione, io non dico questo certamente per responsabilizzarsi, perché sarebbe veramente sciocco e non è questo, ma perché in momenti difficili, in momenti di crisi, è importante che ognuno sappia quello che deve fare. Io arrivo a quello che io penso devo fare io e penso dobbiamo fare noi. Perché compito del Comune di Milano, abbiamo detto, è eseguire quanto deciso, cercando di dare l'esempio di questa collaborazione tra istituzioni, che oggi è il prerequisito fondamentale richiesto dai cittadini di fronte a una crisi del genere. Io credo che i cittadini, immagino noi, vogliono vederci uniti e vogliono vedere azzerate le polemiche e tutti a correre per risolvere questa situazione. Detto della chiarezza sulla responsabilità della gestione sanitaria, però va ricordato che questa vicenda non conosce una sola verità, cioè non c'è solo la questione sanitaria,
Esiste soprattutto e anche la difficile, quindi esiste soprattutto la difficile e delicata lotta per salvaguardare la salute e per fermare la diffusione di un virus che rischia di contagiare tutto il mondo. Ma dobbiamo renderci conto anche del fatto che non possiamo mettere completamente tra parentesi la nostra realtà lavorativa e produttiva per settimane e settimane senza rischiare di esporci a conseguenze che possono essere altrettanto gravi. Per questo è necessario che tutti noi, e in primis il singolo sindaco di Milano, faccia il possibile perché gli animi e le volontà dei milanesi non si lasciano prendere da uno sconforto e da un timore che blocchino oltre il dovuto l'energia della nostra città e di quella economia italiana che tanto dipende dai destini di Milano. E questo è quello che io ho cercato, bene o male, non sta a me giudicare, di fare questi giorni. Ho cercato di dare un buon esempio di fronte a una città come Milano che premia certamente l'impegno sul lavoro più che l'impegno nella polemica. Dobbiamo ricordarci sempre che quando si paventa il pericolo di una sostanziale caduta del tono economico delle nostre città, non si sta parlando tanto e solo di indicatori da economisti, quanto del fatto che a pagare le conseguenze di queste crisi sono, come già evidente in questi giorni, le fasce più deboli della nostra società. Persone che da un giorno all'altro si ritrovano senza lavoro e esposte a questa lunga difficoltà del coronavirus che mette in crisi certezze personali e familiari. Quindi non è tanto un problema di PIL italiano, è primariamente una questione di conto corrente di tanti, per poter tirare a fine mese dei singoli cittadini. Quindi, mentre la Regione spetta la guida dal punto di vista sanitario, a noi, spetta il compito di pensare ad azioni che, appena sarà possibile, segneranno la via del rilancio. Bisogna pensare in modo discontinuo, però, perché qui di discontinuità parliamo. Certo, servirà un'azione corale tra tutte le forze politiche affinché il nostro governo, ma molto anche l'Europa, attuino misure di protezione delle componenti sociali più colpite e investano insieme a noi e alle nostre imprese sulla ripresa. Ma, quando sarà possibile, si dovrà dare attuazione anche a un poderoso piano di comunicazione, indirizzato soprattutto all'estero, per promuovere le nostre qualità e altro ancora, su cui dobbiamo riflettere. Ma dobbiamo riflettere. Tutto andrà ben ponderato e approfondito. In questo momento, a mio parere, non ha nessun senso fare fughe in avanti buttando lì proposte non strutturate. Nei miei quasi 40 anni di lavoro mi sono confrontato purtroppo spesso con situazioni di crisi e ho imparato che sono sempre validi due principi fondamentali. Il primo, per essere veramente efficaci bisogna approfondire bene il tutto e evitare di cadere nel protagonismo della proposta estemporanea. Il secondo, tutti devono partecipare a gestire la crisi. E a questo proposito, appena usciremo un attimo dall'emergenza sanitaria, convocherò un tavolo con istituzioni, forze sociali, corpi intermedi, le grandi imprese, il mondo scientifico, tutti coloro che sono portatori di valore per la nostra città, avendo bene in mente che 50 anni fa, cioè all'epoca dell'Asiatica, eravamo in un mondo sostanzialmente chiuso e l'economia di un paese dipendeva molto di più dalla produzione e dai consumi interni, mentre oggi la globalizzazione ha cambiato tutto, che ci piaccia o meno. E quindi noi da qua non ne usciamo se non riacquisiamo fiducia del mondo. Non sarà con i nostri consumi che potremo recuperare la situazione, e sarebbe anche, tra l'altro, sbagliato. Nel frattempo, una cosa la possiamo fare, e cioè dobbiamo imparare. Nei momenti difficili bisogna sapere imparare. Qui si potrebbero dire molte cose. Faccio solo un piccolo, ma a mio parere significativo esempio. Per anni abbiamo parlato di smart working, ma ne abbiamo parlato solo, articoli sui giornali o convegni. Ora si fa, ma non gli altri lo fanno, noi. Il Comune di Milano ha già autorizzato 500 dipendenti a lavorare da remoto e quindi con l'idea di verificare quello che succede e poi verificare i risultati di questa decisione, perché questa crisi dovrà
necessariamente costituire l'occasione per ripensare il funzionamento della città, dei suoi tempi e delle sue modalità operative. E poi bisogna stimolare esempi virtuosi. Di nuovo, ce ne sono alcuni, faccio di nuovo un piccolo esempio. Stamane ho parlato al telefono con i responsabili di due primari gruppi del settore della grande distribuzione e delle farmacie e mi hanno confermato che stanno comunicando tutti i loro clienti milanesi che per tutto marzo almeno faranno consegne a domicilio gratuite agli over 65. Sono sicuro che tutti i rappresentanti delle istituzioni condividano la necessità di continuare, nonostante tutto, a tenere alta la tensione positiva verso una ripresa, il cui nemico principale sarebbe, insieme al virus, un clima di rassegnazione e di sfiducia. Un grazie a tutti i nostri collaboratori del Comune di Milano e delle sue partecipati, che non si stanno risparmiando. Però un grazie soprattutto al complesso sistema della sanità, che è messa a durissima prova. Un grazie per quello che hanno fatto oggi e per quello che faranno i milanesi, che si impegnano e si impegneranno per dare applicazioni a queste norme. È evidente che tutte le norme sono buone, più o meno buone norme, ma diventano efficaci se la gente collabora. Ed è anche evidente che se andassimo a giudicare la singola norma e se non chiedessimo anche un minimo di interpretazione di buon senso ai cittadini, perderemmo dell'opportunità. Quindi i milanesi hanno sempre dimostrato di sapere essere collaborativi e lo saranno anche ora. Avanti, dunque, cercando di uscire uniti da questa sfida che la natura ci pone, davanti alla certezza che Milano e la Lombardia anche questa volta sapranno trovare nei propri valori morali la forza per tornare alla loro storia di lavoro e di concordia. Grazie.